Buonasera, Don Dorigì. In primo piano l'ex caserma di Amicis. La gestione costa troppo, dopo un anno si blocca il progetto di valorizzazione dell'ex presidio militare. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Resta in sospeso l'assegnazione dell'ex caserma di Amicis alla Marge SRL, società di Qualiano, in provincia di Napoli, che si era aggiudicata la gestione della struttura con un progetto di valorizzazione per i prossimi 48 anni. A bloccare l'ingresso del gestore è stata una fideiussione prevista dal contratto, ma troppo onerosa da sostenere, 40.000 euro all'anno. È stata chiesta né sui fitti né sulla struttura, ma sul business plan che abbiamo presentato, rileva Francesco Del Giudice, amministratore della Marge, che nei prossimi giorni incontrerà il demanio per capire se ci sono le condizioni per andare avanti, avviare il tanto atteso progetto di valorizzazione dell'ex presidio militare che tra il 2017 e il 2018 il comune aveva tentato di acquisire per avvicinare in centro gli uffici di Saca e Cogesa. Operazione che poi era sfumata. L'affidamento per 48 anni era stato formalizzato nel giugno del 2023. La società ha intenzione di creare un bacino di accoglienza per Altosangro e i suoi impianti di risalita, con navette a disposizione dei turisti per spostarsi. Opera anche la Teleta, quest'estate il turismo montano ha dimostrato che funziona. Sulla caserma i costi sono onerosi, abbiamo ottenuto tutte le certificazioni, ma stiamo valutando il da farsi, rincara del giudice. Dopo un anno il progetto di valorizzazione è quindi sospeso. E ora la cronaca, niente cornetti alla crema in carcere per l'ergastolano, minacce agli agenti, intanto nel corso dei controlli a tappeto sono stati trovati altri due telefoni, facciamo il punto nel nostro servizio. Ancora controlli a tappeto nel carcere di massima sicurezza di Sulmona, dove nell'arco dell'ultima settimana sono stati scoperti dagli agenti di polizia penitenziaria altri due telefoni dietro le sbarre. I device sono stati trovati nelle mani di due detenuti colti in flagranza nel corso della perquisizione. La vicenda è stata immediatamente segnalata alla Procura della Repubblica di Sulmona, che ha aperto un fascicolo. Il fenomeno dilagante ha spinto i vertici della struttura penitenziaria a disporre controlli periodici per fermare lo spaccio di telefoni in cella. Solo da gennaio ad oggi sono 40 dispositivi trovati e sequestrati, 6 dei quali in un sacco lasciato nel piazzale della struttura assieme a 200 grammi di hashish. Lo scorso aprile i carabinieri avevano fermato due napoletani intenti a recapitare device tramite droni. L'allerta resta alta in carcere, dove i sindacati continuano a chiedere di allontanare i detenuti problematici. Uno di questi ieri ha minacciato e insultato un agente perché non gli erano stati serviti i cornetti alla crema, proibiti da regolamento. Cornetti che poi gli sono stati comunque dati. L'urgenza di allontanare detenuti riottosi era stata segnalata nei giorni scorsi dal sindacalista Mauro Nardella. Lo stesso dipartimento sembrerebbe adottare due pesi e due misure, non trasferendo quelli che a Sulmona si sono macchiati di infrazioni gravi, addirittura reiterate nel tempo, conclude Nardella. Autolo investe ciclista in prognosi riservata. Un 67enne è stato trasferito in soccorso all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri. Il nostro servizio. Stava rientrando a casa in sella alla sua bici quando un'auto lo ha travolto e ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Il ciclista di 67 anni, AM, le sue iniziali, che ieri è stato investito sull'ex statale 17 a Sulmona da una Opel guidata da una 24enne di Pettorano sul Gizio. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio a pochi metri da un supermercato. Stando alla prima ricostruzione del sinistro effettuata dagli agenti della polizia locale intervenuti sul posto per rilievi di rito, è emerso che l'auto stava svoltando nel piazzale dell'attività mentre il ciclista viaggiava in direzione Sulmona. A causa di una distrazione, la conducente della vettura ha investito il 60enne. Non l'ho visto, ha riferito la giovane donna, prima ai passanti, poi agli agenti della polizia municipale. Tuttavia, la 24enne, infermiera di professione, ha prestato i primi soccorsi fino all'arrivo sul posto di un'ambulanza del 118 che ha trasferito il ciclista nel pronto soccorso dell'ospedale di Sulmona. Qui i medici, dopo i primi accertamenti, hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Il ciclista è stato quindi trasportato nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila per l'esame della TAC, dal momento che il macchinario del presidio ospedaliero Peligno risulta ancora fuori uso. L'uomo, che ha riportato traumi al volto e agli arti a causa dell'incidente, dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico. La prognosi è riservata, anche se, dicono i medici, non correrebbe pericolo di vita. Brutto incidente questa mattina per un volontario del servizio 118 di 62 anni che con la sua Ford Fiesta è finito contro la recinzione di un'abitazione nei pressi della rotatoria della statale 17, probabilmente a causa di un malore alla guida. Soccorso è stato portato in ospedale, non ha perso conoscenza. E ora la devastazione dei cinghiali, alli e ortaggi, terreni distrutti dagli ungulati, gli agricoltori chiamano l'esercito.
Agricoltori chiamati ancora una volta a fare i conti con la fauna selvatica, un branco di cinghiali ha assaltato la scorsa notte diversi terreni che si trovano in Valle Peligna. Il danno più consistente si è verificato nella frazione Badia, dove il gruppo di esemplari ha divorato almeno il 30% degli ortaggi, principalmente zucchine, pomodori, cavoli, melanzane. I cinghiali hanno inoltre devastato l'80% dei fagioli. La superficie coltivata è più di un ettaro e la maggior parte delle colture sarebbero state pronte per la raccolta tra circa 40-50 giorni. Trattandosi di verdure autunnali, si sfoga Bruno Rosso, agricoltore della zona che da anni lotta contro i danni causati dalla fauna selvatica. Rosso chiede l'intervento dell'esercito per gestire la situazione. Non sappiamo più cosa fare. Il problema non è solo per l'azienda, ma anche per la sopravvivenza quotidiana. L'agricoltore assolve una funzione sociale perché con la propria produzione sfama le persone. Non possiamo essere ripagati in questo modo. Se le istituzioni non sono in grado di gestire il problema, chiamino l'esercito, aggiunge Bruno. Sempre la scorsa notte, i cinghiali hanno distrutto i terreni di un'azienda agricola che produce alli. Anche in questo caso i danni sono stati significativi. Nelle scorse settimane un cervo aveva divorato i pomodori di un'azienda agricola di Raiano, piante di olivo a Sulmona. Ci fermiamo con la prima parte, a tra poco, con le nostre notizie. Dal latte più buono nascono i sapori autentici della tradizione. E sono proprio gli ingredienti semplici come il latte a regalare gusto alla tua giornata. Per i tuoi cari, metti in tavola solo ciò di cui ti fidi. Latte fresco pastorizzato alta qualità, Terra Antica. Il latte a chilometro zero. Gusto pieno, sapore genuino e tutta la qualità del latte prodotto nelle fattorie delle terre abruzzesi. Con latte Terra Antica, i metodi di lavorazione d'una volta incontrano le tecnologie più all'avanguardia per garantirti sempre il meglio. Scegli Terra Antica, il latte alta qualità a chilometro zero delle terre d'Abruzzo. Casa Funeraria Santilli, un luogo dedicato alle famiglie che desiderano onorare e trascorrere momenti di riflessione e ricordo dei propri cari che ci lasciano in un ambiente accogliente di conforto e serenità. Siamo qui per supportarvi in tutto ciò di cui avete bisogno. Il nostro obiettivo è fornire un servizio personalizzato, garantendo il rispetto e la cura che ogni persona merita. Casa Funeraria Santilli, via Edward Lear, a Sulmona. Siete pronti per rimettere in moto il vostro corpo? E allora partite! La SD Fitness e Benessere di Laura Villanucci vi aspetta. Danze coreografiche, freestyle, balli di gruppo e di coppia, caraibici, hip hop, break dance ed il vero corso di Sensual Dance Fit di Caroline Smith. E poi Pilates, ginnastica dolce, baby dance. Per tutte le informazioni potete chiamare il 340-60-46-441 o recarvi direttamente in sede in via Alessandro Volta 8 a Sulmona.
Seconda parte, ripartiamo dall'acquerotto di Sulmona, il distacco delle lastre di marmo, ieri l'intervento per chiudere la strada e oggi il sopralluogo. Facciamo il punto nel nostro servizio. Grande spavento nel pomeriggio di ieri per il distacco di due lastre di travertino dall'acquedotto Svevo di Sulmona. Il fatto è avvenuto poco dopo le 17, sotto gli occhi di alcuni passanti e degli inquilini di una struttura ricettiva che si trova tra Largo Faraglia e Piazza Minzoni. Le travi, infatti, a causa del distacco, rischiavano di venire giù, creando seri problemi per l'incolumità dei pedoni. Per questo gli ospiti del B&B hanno immediatamente avvisato i vigili del fuoco di Sulmona. Veniamo spesso da queste parti, affacciandoci dalla finestra, ci siamo accorti che le lastre stavano precipitando. Per questo, per una forma di dovere civico, abbiamo subito segnalato il caso, raccontano i turisti che si sono accorti del distacco. Nel giro di pochi minuti sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sulmona per effettuare un primo sopralluogo. Dopo aver verificato lo stato del travertino, i pompieri hanno deciso di intervenire immediatamente per tamponare la situazione. Con una gru, infatti, hanno raggiunto la parte alta dell'acquedotto, il tratto che si affaccia sulla scalinata di Santa Chiara, per montare alcune imbracature di legno, così da mettere in sicurezza l'area e rimuovere tutte le situazioni di pericolo. Nel frattempo l'area dove è avvenuto il distacco è stata transennata e la strada, l'intersezione tra Largo Faraglia e Piazza Minzoni, chiusa al traffico veicolare. L'operazione andrà avanti per alcune ore in pieno centro storico, tanto che, per gestire la viabilità, si è reso necessario l'intervento degli agenti della polizia locale. Con l'intervento provvisorio è stata messa in sicurezza la porzione dell'acquedotto interessata al distacco. Nelle prossime ore sarà effettuato un sopralluogo per decidere come procedere, spiegano dalla polizia municipale diretta dal comandante dirigente Domenico Giannetta. Non si sono comunque registrati feriti né danni alle auto. La cronaca giudiziaria stalkerizza la vicina per la maxi eredità contesa e simula perfino un investimento. La procura ha chiesto il processo per un 57enne di Prato La Peligna. Rischia il processo per stalking un 57enne di Prato La Peligna, finito già al centro di un'inchiesta per la maxi eredità contesa da 450.000 euro. La Procura della Repubblica di Sulmona l'altro giorno ha chiesto il rinvio a giudizio al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sulmona, che a sua volta ha fissato l'udienza. I fatti risalgono allo scorso anno, quando, secondo l'accusa, l'uomo avrebbe perseguitato la vicina di casa della zia, con cui è nata una diatriba per il riconoscimento della maxi eredità, suonando il clacson ogni volta che la incontrava, insultandola, mimando gesti offensivi nei confronti della donna e simulando perfino un investimento con l'auto. Tutte condotte che, secondo la procura, avevano creato uno stato di timore e soggezione nella donna, che si era rivolta ai carabinieri, poiché è costretta a modificare il proprio tenore di vita. Per la procura le accuse sono solide per essere sostenute in giudizio, mentre l'imputato ha respinto ogni addebito. Al GUP l'ultima parola. E ora il cane ucciso da bocconi avvelenati a Bagnaturo torna all'arme in Valle Peligna, stanno indagando i forestali. Torna l'allarme dei bocconi avvelenati in Valle Peligna. L'ultimo episodio risale nei giorni scorsi nella frazione di Bagnaturo in via Fonte Abate, dove è morto il cane di proprietà di un settantenne. Il sospetto che il decesso dell'animale sia riconducibile a un avvelenamento è arrivato nel corso del primo sopralluogo effettuato dal settore faunistico della polizia provinciale, che ha raccolto la segnalazione del proprietario del cane. Nell'ultimo periodo le nostre campagne sono state invase dai lupi, per cui è facile che qualcuno abbia lasciato dei bocconi avvelenati, ma non possono pagare i nostri cani, è un atto vergognoso, si sfoga il proprietario dell'animale. Nei prossimi giorni la carcassa sarà sottoposta a un esame approfondito, mentre in mattinata il nucleo cinofili dei forestali ha effettuato un sopralluogo per trovare eventuali tracce di esche. È stata inoltre eseguita la bonifica. Intanto paura anche la Tereta nel pomeriggio, dove un anziano, dopo aver forato l'auto, non si è fermato. Una volta arrivato nel garage e parcheggiata la vettura, si è sviluppato l'incendio. Fortunatamente è stato tratto in salvo, danni solo alla vettura e alle mura del garage, nessun danno all'abitazione. Ora torniamo a Sulmona per parlare dei corsi ITS che sono stati attivati. A Sulmona, in piazza Garibaldi, si preparava la location per effettuare la manifestazione sportiva video running. Tra gli altri gazebo ce n'era uno per la promozione di percorsi formativi per giovani diplomati. ITS, Academy, Turismo e Cultura, percorsi di formazione e studio per giovani diplomati. I corsi possono portare a concrete prospettive di lavoro, come ci precisa Augusto De Pampilis, uno dei promotori dell'iniziativa. Ascoltiamo De Pampilis. Augusto De Pampilis, quali sono le ragioni della vostra presenza qui?
Le ragioni sono molto importanti perché stiamo promuovendo, questa è la prima iniziativa, ne faremo delle altre in città a seguire, l'ITS Superiore, l'Istituto ITS. Istituto Tecnico Superiore Academy, Turismo e Cultura, che è presente in Abruzzo con sede a Mosciano Sant'Angelo, e noi stiamo promuovendo questi corsi che, se ci saranno iscrizioni nella città e nel comprensorio della Valle Verinia e dell'Alto Sangro, riusciremo anche a iniziare questo percorso anche nella città di Sulmona, dando la possibilità agli studenti diplomati, quindi con diploma, o meglio, non studenti solo, a persone che hanno il diploma e che intendono specializzarsi e avere un titolo di studi riconosciuto in tutta Europa, quello di tecnico superiore, in questo caso per il turismo e le attività culturali, chiaramente possono iscriversi a questo corso. È gratuito, dura 2 anni perché c'è una bella parte teorica ma anche degli stage in azienda. È importante che le persone che vogliono iscriversi sappiano che gli stage che vengono fatti nelle aziende che partecipano come soci anche alla Fondazione ITS serviranno a loro per poter accedere da subito nel mondo del lavoro. Infatti le percentuali degli ITS, non solo il nostro ma tutti quelli che sono sorti in Italia, nel primo anno dopo il diploma riescono a dare lavoro all'85-86% delle persone, solo il primo anno post diploma superiore, e quindi diciamo si otterrà nel momento in cui si frequenteranno questi corsi il titolo di tecnico superiore per quanto riguarda le attività culturali e il turismo in questo caso. Solo una cassa automatica, mezz'ora per uscire dal parcheggio coperto di Santa Chiara, ancora proteste in pieno centro storico a Sulmona. Ancora caos nel parcheggio coperto di Santa Chiara a Sulmona a causa dell'unica cassa automatica che sarà posizionata nella parte superiore della struttura. Nell'ultimo fine settimana sono state numerose le polemiche da parte degli automobilisti per i lunghi tempi d'attesa. Per pagare il ticket e uscire dall'autorimessa abbiamo impiegato 30 minuti. È inaccettabile arrivare a tanto, soprattutto se si parla di valorizzazione del parcheggio, commentano due commercianti che gestiscono un'attività in piazza Garibaldi a cui parcheggio è collegato. Nelle scorse settimane, a causa dei disagi, si sono sfiorate anche risse tra gli automobilisti in attesa, una problematica destinata a rientrare, ricordano dal comune di Sulmona, dal momento che i gestori hanno ordinato una seconda cassa automatica da installare nella parte superiore del parcheggio. Si studiano intanto soluzioni per l'apertura H24 della struttura sollecitata dai fruitori e non solo. E ora la pascolata, l'omaggio a un settore in crisi con la giornata conclusiva. Thank you.
si è conclusa lo scorso 22 settembre la prima settimana di eventi della Pascolata, pecore, pastori e dintorni. Un viaggio nel mondo della pastorizia alla scoperta di uno dei mestieri più antichi del mondo. Organizzata dal gruppo Pinque Conad nella splendida cornice del Bosco Playa dentro d'acqua, la manifestazione ha avuto inizio con il ricordo di Walter Colasante, fondatore del progetto musicale e turistico Montagne in Jazz, prematuramente scomparso, a cui è stato intitolato uno dei sentieri montani recuperati nel corso degli anni. Un momento commemorativo per ricordare il suo speciale contributo al territorio e il suo amore per la montagna. Per me è ovviamente una grandissima emozione, per me e per la mia famiglia, però ci gratifica anche tantissimo il fatto che ci sia un riconoscimento importante che ci ricorda Walter con le sue passioni fondamentali, che erano la musica ovviamente, come sapete tutti, e la montagna. Walter è cresciuto qua, conosceva ogni singolo sentiero presente, ed è stato felicissimo di collaborare con Fabio, Luigi e Gianni alla riscoperta di questi sentieri. Però mancava un personaggio, mancava Django, che ha collaborato anche, il nostro Labrador, che ha collaborato anche tantissimo. Siamo grati a te Fabio, alla tua famiglia, perché ci avete onorato con questo ricordo, e spero che questo sentiero sia frequentato assiduamente e curato così come merita. Grazie davvero di cuore. È per noi un momento importante, perché dedicare un sentiero a un amico c'è ovviamente anche, soprattutto, commozione, però ci deve essere anche senso di responsabilità, a partire dal sottoscritto, Luigi, che purtroppo non è presente, Gianni e tutti gli altri, perché dedicare un sentiero vuol dire che noi dobbiamo tenere puliti questi sentieri, perché grazie a Walter e altri abbiamo ricostruito una rete di sentieri iniziata per gioco, e quindi poi ci abbiamo preso gusto con i bambini attorno a una cosa di cioccolata, e ci ha preso un po' la mano, e abbiamo recuperato 13 chilometri di vecchi sentieri, quindi come dire, siamo partiti dalla la storia, quindi c'era una rete di sentieri che io chiamerei, senza enfatizzare, una piccola infrastruttura di cui dobbiamo essere molto gelosi e saperla anche trasmettere a chi viene dopo di noi. E in questo gioco, dove ci siamo fatti prendere la mano, poi abbiamo scoperto che esisteva una vecchia mulattiera che collegava Valle Larga, Pettorano, con Intro d'Acqua, e oggi grazie a questi quattro amici esiste questa piccola infrastruttura che dobbiamo ogni anno sapere, essere consapevoli che lo dobbiamo pulire. Quello che posso dire è il sentimento che ci legava a Walter, di un'amicizia semplice e sincera, peraltro in dei momenti anche difficili, perché siamo stati qui con la neve, con piogge all'improvviso, cinghiali che spuntavano da tutte le parti, dei momenti particolari, però Walter riusciva ad affrontare tutto con una semplicità ed una competenza, una eleganza, una veramente una persona fuori dagli schemi, ed è stato veramente una guida per noi, perché poi tutti questi sentieri ce l'aveva in mente lui, cioè noi eravamo dei meri esecutori, dei lavoranti, e lui era la mente, veramente. E Walter Colasante è stato veramente una figura attiva e di grande spessore, e di grande, il suo contributo è stato veramente importante nella storia di questa comunità, della comunità Peligna, perché è stato una fonte di idee, di risorse, di entusiasmo davvero incomparabile. Anche nella riqualificazione, ad esempio nella riapertura al pubblico dei percorsi, dei sentieri di questa montagna, la montagna dentro d'acqua, e ancor più nella nascita e crescita di Montagne in Jazz, questo festival del jazz che è partito quasi in sordina e pian piano, anno dopo anno, è diventato un evento di portata e di caratura nazionale, coinvolgendo
professionisti, artisti di rilevanza importantissima, e quindi è stato veramente un elemento di unione, di forza identitaria per questa comunità. Ha messo a fattor comune anche tante persone, tante intelligenze, tante risorse umane che grazie a lui si sono ritrovate a operare per il benessere di questi territori. Quindi è una persona la cui memoria e il cui ricordo sono preziosi. Era giusto e doveroso dedicare anche un sentiero a Walter per un semplice motivo, perché la maggior parte di questi sentieri che sono in questa zona sono stati riscoperti e riaperti anche grazie a Walter. Soprattutto Walter è stato uno di quelli che ha spinto molto la famiglia e Fabio per riprendere questa struttura e realizzare quello che vedete adesso. Ne parlavo pure ieri, quando c'è una struttura che funziona vuol dire che c'è turismo, che il nome di Intro d'Acqua va anche fuori dal livello locale, perché come ieri è stato premiato la famiglia Caldora qui sopra al Bosco Playa, è venuto il proprietario Carmine del ristorante Caldora. Si parla di Pacendro anche per Caldora, perché ormai è un ristorante storico di Pacendro. E adesso si parlerà di Intro d'Acqua, perché c'è il Bosco Playa. Vado a Intro d'Acqua perché faccio un giro e poi vado sopra al Bosco Playa. Quindi quando c'è una struttura che funziona c'è turismo, c'è movimento e c'è economia che gira. Vorrei ricordare la figura di Walter, perché era una persona buona, una persona che si impegnava sul nostro territorio, una persona con la quale abbiamo avuto tanti contatti, e ricordare Walter mi fa ricordare un po' anche la figura di Giuseppe Lostracco, suo grande amico, con il quale erano ambedue appassionati della montagna e con i quali abbiamo fatto tanti, tanti progetti e tante occasioni di incontro anche a Bugnara. Quindi mi emoziona un po' ricordarlo, e dico che una persona quando se ne va lascia dei segnali importanti. I segnali sono quelli che lascia sul territorio, e lui, Walter, ha lasciato tanto. Noi ci portiamo dietro il Montagna in Gezze, che è la cosa più bella, la cosa più bella che ha lasciato su questo territorio, ma anche tante altre cose, come la riscoperta di tanti percorsi e le tante idee sulla montagna che lui riusciva a mettere in campo quando ci siamo visti per tante occasioni anche su Bugnara. Ma oggi ci siamo ritrovati insieme nel ricordo di Walter Colasante, che, come dire, tutti quanti conosciamo, che ha dato un grande contributo al nostro territorio attraverso le sue iniziative culturali e musicali, ma qui nello specifico la dedica di questo sentiero c'ha anche un valore molto che va al di là, anche perché fa parte dei suoi luoghi, fa parte del progetto, come dire, che ha dato vita poi a questa rete di sentieri che ricollega non solo Intro d'Acqua, ma nel mio caso anche Vettorano al Bosco Playa, e che è sicuramente una bella iniziativa, e credo che sia giusto che chi frequenterà i sentieri lo farà anche nel nome di Walter Colasante. Una bella idea quella di collegare Walter alla montagna, perché Walter, oltre ad essere stato un formidabile organizzatore di eventi culturali e musicali, oltre ad essere stato un musicista, anche lui appassionato, ed averci lasciato una grande eredità attraverso le sue iniziative, lascia però un'eredità di affetti, per prendere in prestito le parole di Foscolo, perché siamo tanti oggi che lo ricordiamo con affetto, con ammirazione per quello che lui ha fatto. Dicevo, oltre ad essere stato un grande organizzatore di eventi culturali, quindi un grande promotore culturale, un promotore culturale che ha unito la città, tra l'altro, e il territorio, perché non si è mai posto in competizione, non ha mai creato occasioni di conflitto, ma ha sempre lavorato per l'unione della nostra realtà. E quindi, come dicevo, ci ha lasciato grandi iniziative che fortunatamente, giovani capaci, competenti, hanno raccolto il testimone e le stanno portando avanti con grande competenza. Però è stato anche, dicevo, un cultore della montagna, un appassionato della montagna, un escursionista, uno sciatore provetto, quindi un uomo molto legato a questo
territorio molto legato alla a questa montagna, e noi dobbiamo continuare su questa strada, dobbiamo continuare a percorrere i sentieri che Walter ha battuto prima di noi e insieme a noi, perché gli dobbiamo un debito di gratitudine enorme, una riconoscenza che non verrà mai meno per quello che lui ha fatto, anche per queste montagne. Sono onorato di essere qui oggi, perché una manifestazione in ricordo di Walter, dell'amico Walter, è importante. È importante perché Walter rappresenta un patrimonio non solo di Introdacqua, anche di Introdacqua, fondamentalmente lui era di Introdacqua e legato alla sua città, al suo paese, ma è un patrimonio, per fortuna, che va condiviso con tutta la nostra valle, con il territorio della Valle Peligna, perché Walter ha lavorato bene per tutti questi territori. Lui non è mai stato un campanilista, lui è un patrimonio e il suo ricordo deve continuare a essere patrimonio di tutta la nostra comunità, perché lui ha prodotto in campo di musica, in campo di artigianato, in campo di cultura e culto della montagna, della solidarietà, della socialità, per cui è una cosa estremamente bella aver pensato a lui per dedicargli un sentiero in montagna, e altre cose dovranno essere fatte nel suo ricordo e seguendo la sua scia, la strada che lui ci ha indicato, non solo un sentiero ma è un'autostrada quella che lui ci ha indicato, che sarà utile, indispensabile per far crescere i nostri territori. Al termine della cerimonia, i partecipanti alla pascolata hanno avuto l'opportunità di vivere un'esperienza immersiva a contatto con la natura, una passeggiata tra i sentieri di Bosco Playa insieme ad un pastore e al suo gregge, per scoprire le bellezze del paesaggio e vivere da vicino la quotidianità di questo mestiere. Come ogni anno, la pascolata offre un'ampia vetrina per l'artigianato locale. Artisti ed artigiani da ogni parte d'Abruzzo si ritrovano insieme per mostrare le proprie abilità e prodotti agli avventori che con vivace curiosità passano in rassegna tutti gli stand presenti. Dall'arte orafa alla lavorazione del legno e della pietra, fino ad arrivare a prodotti come miele, vino, liquori e formaggi. Allora, io per hobby faccio questo e mi diverto a scolpire la pietra e ci trovo grande soddisfazione e non lo faccio assolutamente per vendere, solo per hobby, soltanto per noi, magari per regalare qualche pezzo e basta. E trascorro il mio tempo libero proprio facendo questi manufatti. Incominciamo a venire sempre perché ci piace la pascolata, ci piace il posto, ci piace tutto qua, i padroni, tutti. Io sto realizzando un lavoro che faceva mia nonna, mia mamma, che è morta a 99 anni, ma capito, facevano sto lavoro. Le pendole, una volta c'aveva una pendola sola e quando si rompeva si aspettava che crepava la pendola e con l'aglio si metteva una schifa d'aglio alla rottura e ci si faceva questo e si ristringe la pendola e ci puoi ricucinare poi. Mo lo stiamo facendo prima perché tanto si rompono lo stesso, lo preveniamo questa cosa. È un mestiere molto antico, questi erano gli architetti di una volta, perché di tanti anni fa vive ancora questo mestiere. Difatti io lo volevo abbandonare quando è morta mia mamma, poi la Confcommercio mi ha detto no, perché non tanto lo volevo fare, insomma. Ora se l'è imparato pure mia figlia. E quando non ci sarò più io, praticamente lo farà lei, non lo possiamo far morire. Sto facendo una dimostrazione di come si macinava anticamente il frumento, in questo momento il granone, sono il grano e altre cose. E questo è un attrezzo che risale a circa 5.000 anni prima di Cristo, fatta dai Sumeri, e dopo piano piano ancora si conservano dei pezzi. E di raccontare come facevano i nostri genitori, perché i nostri genitori, ogni famiglia aveva una macina.
Una bellissima manifestazione e niente, sto facendo proprio un basso rilievo a tema con il gregge di pecore e il pastore, e qui c'è la famosa frase di D'Annunzio: settembre andiamo, è tempo di migrare. Ovviamente adesso lo sto sgrossando, poi lo dovrò rifinire bene. E questo è un basso rilievo in legno di pioppo che si lavora abbastanza bene. Allora, io come lavoro vero faccio il restauratore, però questo è anche attinente al mio lavoro, quindi è hobby e lavoro, perché a volte mi richiedono anche il basso rilievo, da fare il basso rilievo. La mia attività si chiama arte povera, materiale di recupero che poi trasformo con le mie piccole capacità in oggetti da osservare e da far godere alle persone che vengono qui in questa circostanza. E, insomma, cerco di sviluppare alcune cose che magari non sono conosciute, come per esempio quelle bottiglie che hanno un bilanciamento particolare, e allora, se lei le osserva bene, queste sono bottiglie che uno le toglie, poi le rimette e si bilanciano. Ciao, io sono Benedetta Morucci, è la mia prima volta qui alla Pascolata al Bosco Playa. Come vedete mi occupo di lana, ho un'azienda che si chiama La Mantera, tutto attaccato, e con questa azienda faccio recupero e trasformazione soprattutto di lane d'allevamento a pascolo biologico della Valle del Sagittario e in generale da quest'anno della provincia aquilana. Quindi tutto quello che vedete qui è un 100% lana, ed è tutta lana che viene da pecore felici che pascolano sulle montagne abruzzesi. Beh, abbiamo accettato volentieri l'invito qui a Bosco Playa per parlare un po' di nostro territorio. Quindi oggi siamo qui per parlare di miele e quindi del mondo delle api e del loro valore di importanza. Anche qui intorno abbiamo delle api messe dagli apicoltori, mentre la prossima settimana, la prossima domenica, parleremo focus sui formaggi, ovviamente la pascolata, e quindi faremo una specie di gara, proprio un pecorino challenge, dove innanzitutto spiegheremo quali sono le caratteristiche principali dei formaggi e poi tutti i partecipanti diventeranno giudici e quindi voteranno il formaggio che gli è più gradito e che è piaciuto di più. Nel pomeriggio poi decreteremo insieme a una giuria un po' di qualità, diciamo così, il formaggio migliore di quest'annata 2024. Facciamo assaggiare i nostri prodotti, che sono di genziana e liquirizia, prodotti da noi qui nella Valle Peligna. Sono frutto di anni di lavori, di una ricerca di un gusto tra amaro, dolce e alcol, sia nella ricerca poi dei prodotti specifici e adatti proprio a questa produzione. Sono Massimo Iafrate, sommelier Ice Marsica, Ice Abruzzo, e abbiamo creato questo spazio in questo momento e abbiamo giocato insieme con Pingue per questo appuntamento, perché vogliamo parlare di transumanza, questa autostrada di anime, no? E racconteremo tutta quanta la storia in maniera molto molto veloce, racconteremo, diamo dei numeri, daremo delle indicazioni, delle posizioni, poi la porteremo direttamente su un piatto e nei calici. Avremo tre vini che seguono tutto quanto il percorso del Tratturo Magno, e abbiamo due formaggi molto identificativi, sempre molto attaccati alla transumanza. Dobbiamo dargli una localizzazione, ma soprattutto dobbiamo capire quello che cosa abbiamo fatto, quello che ci ha dato e come lo useremo nel nostro futuro. Oggi, ora, qui, fra un attimo, a Bosco Playa con Pingue. A concludere la giornata è stata la premiazione del contest fotografico organizzato in collaborazione con l'Accademia Sulmonese di Fotografia. È una cosa molto bella il concorso fotografico, perché c'è una premiazione e la giuria e tutto il pubblico partecipante. Delle tante cose che si possono fotografare con la pascolata, quindi pecore, pastori, eccetera, ci sono anche delle persone squisite come la signora Antonietta, che è un'artigiana, lavora il filo di ferro intorno ai vasi,
di terracotta. Il primo premio è stato conquistato da Edoardo Gentile. Certo, allora la foto, vabbè, c'è il cane che fa la guardia in primo piano, il gregge, la pecora che ha questo sguardo quasi, diciamo, di riverenza verso il cane, e poi sulla terza, diciamo, terzo piano c'è, si intravede il pastore, quindi ci sono tutti e tre gli elementi del gregge, il pastore e il cane pastore. Questa. Secondo e terzo posto per Martina Managò e Silvia Milano. Premio speciale per Rocco Spinetta. La prima settimana di eventi della Pascolata, pecore, pastori e dintorni, si è conclusa con grande successo, lasciando un segno indelebile nel cuore di tutti i partecipanti. La manifestazione non ha soltanto celebrato l'antica tradizione della pastorizia, ma ha anche offerto un'importante vetrina per l'artigianato locale, mettendo in luce le eccellenze del territorio abruzzese. Il ricordo di Walter Colasanti ha aggiunto un tocco di emozione e riflessione, ricordando a tutti l'importanza di preservare e valorizzare le nostre radici culturali. La premiazione del contest fotografico ha chiuso in bellezza la settimana, celebrando il talento e la creatività dei partecipanti. Con la promessa di tornare il prossimo anno con nuove iniziative e sorprese, la Pascolata si conferma un appuntamento imperdibile per chiunque voglia immergersi nella bellezza e nella tradizione della nostra terra. Buio e panico dopo l'escursione, una disavventura per due turisti napoletani che fortunatamente ad Alfedena è finita bene. Vanno in panico sul Monte Meta e si perdono dopo l'escursione, accaduto ieri sera sul territorio comunale di Alfedena. Due turisti napoletani, padre e figlio, stavano trascorrendo la prima domenica autunnale sulle montagne abruzzesi. Scesa la sera, non conoscendo i sentieri, hanno perso l'orientamento e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dell'Aquila che li hanno recuperati, sani e salvi. I due, fortemente spaventati per quanto accaduto, non hanno riportato fortunatamente lesioni o ferite, anche se sono stati rifocillati medicati sul posto dal personale del 118. Un'escursione che sicuramente non dimenticheranno. La raccomandazione da parte degli esperti è quella di munirsi e di approfondire i sentieri prima di avventurarsi in montagna. Riscoprire le radici entro d'acqua, la conferenza legata all'identità del territorio. Si è tenuta dentro d'acqua presso la Fondazione Ernesto Gianmarco, Centro Studi Dialetto, un'interessante rassegna dal titolo Riscoprire le radici, letteratura, dialetto e musica della tradizione abruzzese. L'iniziativa è stata promossa dalla Casa delle Culture, Fondazione Ernesto Gianmarco e Sezione Italia Nostra. Ha introdotto i lavori Rosa Gianmarco, presidente della Casa delle Culture ed anche organizzatrice della manifestazione. Antonietta Laporta, consigliere regionale, componente del CRAM. Domenico Taglieri, presidente della Fondazione Carispac. Luisa Taglieri, promotrice culturale, Gildo Di Marco, ideatore e fondatore della Tosta Cavalleresca. Presenta un pubblico non numeroso, ma attentissimo. Molto bella la location, dobbiamo dirlo. Un ambiente piccolo, ma una vera bomboniera, come è stato detto nel corso del pomeriggio culturale. Dopo l'introduzione di Rosa Gianmarco, i saluti istituzionali, spazio ai relatori, Massimo Santilli, noto scrittore, il quale ha discusso su lingua e dialetto, Pasquale Di Giannantonio, giovane musicista e musicologo, il quale ha relazionato sulla musica della tradizione abruzzese, Goffredo Palmerini, giornalista e scrittore, il quale ha ampiamente esposto sulla letteratura dell'emigrazione. Goffredo Palmerini, giornalista, scrittore, uomo di cultura. Oggi qui si parla appunto di questo, sì, le radici, sì, il dialetto, sì, che fa spazio alle radici. Alle radici. E poi io posso coniugare questa esperienza, che è un'esperienza, diciamo, locale, abruzzese, con la grande esperienza dell'altro Abruzzo che incontro nei miei viaggi all'estero, l'altra Italia, perché poi tutti gli italiani hanno una seconda lingua che non è l'italiano, anzi le varie generazioni dell'immigrazione italiana portavano la seconda lingua che era il dialetto. E poi ovviamente con quello si esprimevano nelle piccole comunità di corregionali, di connazionali che si trovavano negli Stati Uniti, in Argentina, in Brasile, nelle terre di immigrazione, in Canada, in Australia. Ecco, e quel dialetto non era soltanto un modo di esprimersi con la propria, diciamo, lingua
originari, che poi è diventato ovviamente l'italiano, per quello che poteva essere in un luogo, in una terra straniera, ma era un modo per esprimersi, ma anche per essere legati profondamente alle proprie radici. Antonietta Laporta, consigliere regionale, si parla delle radici, di scoprire le radici qua questa sera a Insolacqua, anche attraverso il dialetto. Riscoprire le radici è importantissimo perché vuol dire riscoprire le origini, quindi riscoprire la nostra identità, che si può fare attraverso l'arte, attraverso la letteratura, attraverso la lingua e soprattutto attraverso il dialetto, perché veramente ci fa tornare indietro nel tempo, ma ci proietta nello stesso tempo il futuro, perché abbiamo la consapevolezza di quello che siamo e da dove veniamo. Quindi questo credo che sia molto importante. Ci fa sentire uniti anche. Assolutamente sì, perché si riscopre la comunità e il senso di comunità è sempre importante. Rosa Gianmarco, questa sera siamo qui a una fondazione, Ernesto Gianmarco, è un centro studi, avete organizzato qualcosa di interessante, parliamone. Sì, la Fondazione Ernesto Gianmarco questa sera riapre i battenti dopo un periodo insomma, di stasi, di fermo. La Fondazione è un centro di ricerca e si occupa di dialetto, si è occupata di lingua italiana, si è preoccupata di studiare la letteratura degli abruzzesi emigrati. In sostanza cerca di dare un sostegno alle attività formative degli studenti universitari, anche con stage e con corsi particolari. E in questa sera noi abbiamo riaperto i battenti perché in linea con il progetto e con lo slogan del Ministero dell'Anno delle Radici non poteva esserci sede più appropriata che questa, perché questa è la casa del dialetto. E quando parliamo di radici, di che cosa parliamo? Parliamo di emigrazione, parliamo di persone che sono andate via dal luogo natio e che con il turismo delle radici dovrebbero ritornare per riappropriarsi o per conoscere la loro identità. Pasquale Di Giannantonio, io lo conosco come musicista e anche qualche volta anche attore, insomma. Allora anche la musica fa parte delle radici? Assolutamente, la musica è una componente fondamentale delle radici e da tutti i punti di vista, tutti i tipi di musica, poiché esprimersi attraverso la musica è una delle modalità attraverso cui l'uomo ha costruito la propria identità ovunque nel mondo. Fa parte dell'essere uomini, essere umani, fare musica. E quindi attraverso la scoperta, lo studio, la ricerca, l'analisi del documento musicale, inteso come documento che rappresenta il dato dell'essere uomo antropologicamente parlando, possiamo effettivamente risalire a un'ipotesi di radici o sicuramente a una narrazione delle nostre radici che speriamo illumini anche un cammino contemporaneo e chissà perché no anche futuro. Luisa Taglieri, allora un suo giudizio su questo incontro di questa sera, usciamo un po' tutti più ricchi forse? Sicuramente sì, il fenomeno delle migrazioni è un fenomeno che ci è appartenuto, che ha contraddistinto, che ha segnato l'Italia. È un fenomeno anche culturale e la cultura è veicolo di tradizioni, di conoscenza, di consapevolezza. Oggi il recupero della tradizione, il recupero del ricordo, della memoria è fondamentale e quindi è un tema che va riaffrontato, di cui riappropriarci per capire da dove siamo partiti, da dove arriviamo e soprattutto per guardare al futuro, soprattutto in questo anno e in questi prossimi anni in cui si parla di turismo, delle radici. Massimo Santilli è scrittore. Come è considerato adesso il dialetto? Una volta era considerato qualcosa di negativo da scartare, soprattutto nelle scuole, gravemente accadeva. Oggi invece le cose sono cambiate, è vero? Sono cambiate, per fortuna c'è questo nuovo modo di vedere il patrimonio culturale popolare in una maniera completamente diversa, direi quasi ribaltata. La massificazione della cultura ha disgregato un mondo che va ricomposto
e partendo proprio dalla espressione linguistica dialettale che è alla base di ogni così, insomma, formulazione culturale di una comunità. Il dialetto socializza, comunica, condivide principi e valori. Ridiamo valore a quello che lo aveva e che è stato dimenticato. E intanto ha ripreso le sue attività anche il Centro Sociale Anziani di Sulmona. Con una bella serata danzante, il Centro Sociale e Culturale Anziani di Sulmona ha ripreso le attività sociali, serate danzanti, pranzi sociali, scuola di danza, ginnastica dolce per anziani, incontri culturali e molto altro. Molto partecipata alla serata che ha segnato la ripresa delle attività. La serata si è tenuta nel capace locale della Gomera a Sulmona. All'apparecchiatura della diffusione sonora è sempre Luca Villanucci, che ormai ben conosce i brani di gradimento degli iscritti al centro. I soci hanno potuto tra l'altro gustare pizzette di varia preparazione servite ad intervalli in modo da arricchire la serata, il tutto indaffiato con un buon bicchiere di vino. Ma l'importante è essere insieme, partecipare, evitare la solitudine dell'anziano. Questo è il principio obiettivo fondamentale del centro. Occorre dire che il Centro Anziani, con i suoi 470 iscritti e più, è una delle associazioni più partecipate della città. Il presidente Giacomo Spinosa ha tenuto una breve relazione sui programmi del centro. Ascoltiamo. Faremo queste serate, oltre questa sera, il 20 ottobre di domenica, sempre a sera qui, il 24 di novembre, sempre a sera qui, il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, sempre qui, e il giorno dell'Epifania, 6 gennaio. Quindi, vedete quante serate abbiamo aggiunto? Avete un entusiasmo proprio stasera, ci suonava. Allora, detto questo, oltre a queste serate aggiuntive, rimangono i pranzi sociali. Il prossimo è il 6 ottobre alla Vigna, di cui abbiamo il piedone. Siccome, per accontentare tutti, quelli che non sono entrati, 180 posti disponibili, li abbiamo presi in elenco e li metteremo per prima nel pranzo dell'8 dicembre, sempre alla Vigna, perché è giusto che si faccia un turno per cercare di accontentare tutti. Poi il 10 di novembre saremo qui, va bene? A pranzo, un altro pranzo sociale. In merito al menù, stasera avete mangiato, mangerete la pizza, la prossima sarà un primo e un secondo sempre a 12 euro. Non vi piace? No. La pagina dedicata allo sport con il Sulmona Rugby che apre le sue porte alla città. Rugby porta tuo figlio a provare, e questo è lo slogan che il Sulmona Rugby ha scelto per il suo Open Day tenutosi lo scorso 21 settembre a Sulmona nel campo dell'Incoronata. Tanti sono stati i piccoli partecipanti che hanno apprezzato questo sport e che sono pronti ad iniziare le attività. La città ha risposto in modo egregio a questo Open Day che abbiamo fatto, sono venuti abbastanza bambini, non quelli che ci aspettavamo, però comunque siamo contenti. L'importante è far conoscere questo sport alla cittadinanza, far conoscere i valori che ci abbiamo in questo sport e soprattutto far divertire i ragazzi. Le attività di quest'anno stiamo puntando a riformare le giovanili, infatti con l'attività alle scuole, principalmente elementari, stiamo cercando di invogliare i ragazzi all'interno degli stessi istituti a giocare al rugby, in modo tale da formare delle squadre studentesche con l'obiettivo poi negli anni successivi di portare i ragazzi qui al campo e fare uno sport da, diciamo, studentesco ad agonistico, cercando di partecipare così ai campionati di under 12, under 14, se riusciamo anche under 16. Quindi stiamo ripartendo dalle basi, dai ragazzi, cercando di riniziare da zero e riniziare con i ragazzi più piccoli, che sono sempre la base di tutte le società.
Inoltre ai ragazzi quest'anno abbiamo di nuovo formato la categoria della Serie C, per fortuna tra i ragazzi le vecchie glorie e qualche ragazzo nuovo che sempre arriva, e riusciamo a portare avanti questo campionato Serie C. Quest'anno ci stanno dando una mano anche alcuni ex giocatori dell'Avezzano Rugby che per fortuna lavorano sul territorio e hanno deciso di venire a giocare con noi. I presupposti sono buoni, abbiamo investito anche sulla struttura, sulle attività, speriamo che alla fine dell'anno riusciamo ad ottenere i risultati voluti. Mi alleno per divertimento, è uno sport che dentro il campo, diciamo, è un pochettino aggressivo, invece fuori poi siamo tutti accoglienti, diciamo. Qui ci divertiamo, facciamo partite. E tutte queste cose. Perché hai scelto? Perché inizialmente io non lo volevo provare, però poi un mio amico me l'ha fatto provare e mi è piaciuto. Porto mio figlio a giocare a rugby, che in realtà ho sempre sperato da tempo che volesse provare. E io credo che sia uno sport che insegna a stare insieme agli altri, che insegna anche le regole della vita, perché diciamo che la continuità che c'è tra le regole dello sport e il rugby e la vita, secondo me, è molto importante. E quindi spero che questa cosa gli insegni non solo a stare in gruppo, a stare bene nel campo, ma anche nella vita e nella società. Ecco, quindi questa è una cosa che mi ha sempre attirato di questo sport, e quindi ho sperato che mio figlio volesse giocare e finalmente quest'anno ha deciso di provare e di iscriversi. E ovviamente anche questa sera abbiamo la nostra buona notizia. Quest'anno alla conferenza stampa dei campionati italiani di società allievi del 28 e 29 settembre, in programma per mercoledì 25 presso la sala consiliare del Comune di Sulmona, l'ospite d'onore sarà Stefano Tilli, l'indimenticato campione europeo indoor 60 metri nel 1983 a Budapest. Sarà a Sulmona per trasmettere ai giovani le meravigliose soddisfazioni che lo sport trasmette a chi desidera raggiungere grandi risultati. Stefano Tilli ha partecipato anche alle Olimpiadi di Los Angeles nel 1984, ai Giochi del Mediterraneo 1987, aveva conquistato la medaglia d'oro nei metri 100, 200, 4%. Nel 1991 si è aggiudicato la Coppa del Mondo nei metri 100 e nel 1983 la Coppa d'Europa nel 4%. Il suo miglior tempo su questa distanza è di notevole spessore, avendolo corsa 10.6, nello stesso anno ha ottenuto anche un importante 10.16 a Zurigo. Tilli non ha avuto alcun allenatore, si è allenato sempre da solo, mettendo in evidenza notevoli capacità tecniche. È nato a Orvieto, ha vestito per 49 volte la maglia azzurra della nazionale. La prima gara, la corsa a 18 anni e 2001, ha chiuso la sua attività agonistica correndo i 100 in 10.26. Nella sua carriera ha conquistato 14 titoli italiani. Attualmente Tilli è un apprezzato commentatore della RAI in tutte le trasmissioni che riguardano l'atletica leggera. www.onda.tv per restare sempre aggiornati in tempo reale. Ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, una buona serata.